And then he got a little bit of pain under the shower, like a teenager can do. No, he started touching his side. Am I clear enough? Io credo che per i miei occhi vada meglio la polverizza. Poi nella cassa dovrebbe esserci della polvere di vetro per illuminarmi il viso. Vorrei anche dell'esilio di acqua per idratarmi la pelle. Very, very, very brown. And from the afro. No, Luperta, no. Non mi piace. Mettiamo della polvere di zafferano. Però prima vorrei che tu mi sistemassi i capelli, anche perché credo di avere bisogno di un bagno di luce. E a proposito di bagni, Luperca, stamattina l'acqua della toletta era caldissima, mi stavo ustionando. Devi fare attenzione. Mi dispiace davvero molto. Hai portato i miei orecchini con le perle? Passami, li faccio vedere. Take your picture and we drop in one Italian minute. No, sono troppo. No flash, I check. Otherwise poi I charge a million dollars. Questi vanno. Forza. Fai presto. Oh, accena il fai attenzione con questo ferro che sta non vorrei che mi ustionassi. L'altro giorno parlavo con la mia amica cugina che lavora a casa di Octavius, sì. E mi raccontava che la moglie di Octavius è stata molto considerata male dai commensali, dicono che sia tirchia e abbia delle cattive maniere. D'altra parte dicono anche che sia un'ex meretrice. Lo so. Non la conosco personalmente, parli di fortunata, vero? Sì, secondo me però Octavio è proprio innamorato di Fortunato, perché potrebbe dirgli qualsiasi cosa, anche che a mezzogiorno e mezzanotte lui ci vedrebbe. Beh, se tu è felice. D'altra parte sono entrambe molto ricche, sai? Octavius si fa tutto in casa. Addirittura ha fatto venire quelle api dell'Attica per mescolarle con quelle di Pompei e così ottenere del miele greco, come se a Pompei non avessimo delle api. Ma non io capisco. Credo però che Fortunata abbia delle buone qualità. Credo che comunque debba essere una donna molto parca. Octavius è così ricco che non sa neanche quanti soldi ha. E lei riesce benissimo a gestire il patrimonio. Sì, però so anche che è una donna molto vecchia che finge di essere giovane. Secondo me ha il volto più rugoso della mia tunica. E poi secondo me con tutto il trucco che indossa, con tutti gli orecchini che mette, farebbe prima a comprare un volto nuovo. D'altra parte so del suo passato di meretrice. Io non riuscirei neanche a prendere un pezzo di pane dalle sue mani. Però sai che cosa succede, Luperca? Che gli uomini cominciano a credere che anche le matrone abbiano perso la virtù e la pudicizia. Pensa che un mio amico, qualche sera fa a cena, cercava di dissuadere un altro amico dal matrimonio. Addirittura voleva indurlo al suicidio o ad unirsi con un fanciullo piuttosto che con una donna. Citava dei casi estremi come quello di Messalina, la moglie dell'imperatore Claudio, che era estremamente lussuriosa e amante del lusso. O addirittura Medea e Procne che uccisero i loro figli pur di vendicarsi dei loro uomini. Però io non credo che sia sempre così. Tu che dici? No, assolutamente, mia domina. Non tutte le matrone sono di cattivi costumi. Lei sicuramente non lo è. Beh, sicuramente io sono amante del lusso, mi piace la bianca per imbiancare il viso, adoro le tuniche, mi piace cambiare abiti, indossare gioielli, mettere dei profumi. E a proposito di profumi, mi dicevi di una tua amica? Sì, questa mia amica mi racconta dei magnifici profumi che la sua matrona si fa arrivare. Sono fatti con delle erbe estratte di rose da Napoli e dalla Palestrina. Ah sì, conosco l'odore delle rose di Palestrina. Però io preferisco il patchouli, che è molto più intenso. Anzi, vedi, dovrebbe esserne un po' nella capsa. Mio marito lo fa venire direttamente dall'India. Sì. Che poi se ci pensi, tanto denaro per una fragranza così effimera. Non sono meglio i gioielli, le perle, l'oro? Però i profumi hanno una caratteristica, che se passeggi per le strade di Pompei
anche chi è intento nelle sue occupazioni si accorge della tua presenza soltanto dal profumo. Probabilmente è questa la magia. Tuttavia, Luperca, c'è da dire che se una donna non conserva delle doti di virtù e di pudicizia, tutti i gioielli di questo mondo, perle, monili, oro, profumi, non servono a nulla, perché vanno troppo e becchieremo tutte. Io ricordo che quando ero giovane avevo i fianchi sottili e il ventre piatto della Venere che diventa nella mia casa. Sai, all'epoca ero giovane. Mio marito la fece realizzare apposta per me ispirandosi alla mia bellezza. Tant'è che lei indossa le cavigliere come piace indossarle a me. E a proposito di questo, Fortunata, lo sai che il contubernum non è il matrimonio con Octavius? E cioè? Cioè sono semplici conviventi. Lei non è una vera matrona. E infatti che cosa fa? Prende due pezze, le mette insieme a fingere una tunica e si permette di indossare addirittura le cavigliere. Eppure lo sanno tutti che non è una matrona, ma è un'ex meretrice. Però, felice Octavius, felici tutti. Dai, aiutami a sistemare la palla. Stasera ho degli ospiti. Stasera ho degli ospiti a cena e vorrei essere presentabile. Luperca! Come devo fare con te? Mi scusi, mia donna, è vero. Ti faccio dormire nel granaio stanotte. Dici va bene, però se fai sempre così. Ci vuole una pazienza con te. Se avessi portato gli spilloni, adesso il compito ti sarebbe più semplice. Mettimi il diadema, per favore. Guarda, devo fare addirittura io. Va bene così. Si guardi. Certo, i riccioli potevi mettermeli più su. Non so davvero come fare per te. Sei una ragazza d'oro, eppure a volte mi fai perdere la pazienza. Andiamo su. E gli occhi mi stanno aspettando. Ecco,